mondo. Oh, ma che fai, Manzi? Manzi, ma che sei, scemo? Ma guarda questo, ma anch'io davanti senza motivo. Manzi, cioè, sei la mia nemesi, no? Io la tua. Non ti sopporto più. Ma che Kaiser? Riprendiamo la soap opera preferita dei appassionati di sim racing, ovvero quella del Grid Legends. In questo caso la storia di Tatsuya Tsunoda, il fratellino di Yuki. Verso la breccia, Seneca partecipa ad una gara di eliminazione dove la fortuna non è dalla sua parte. Chissà che cacchio ci fanno fare a sto giro. Sono proprio curioso. Intanto vediamo Manzi che se la prende con uno di Ravenwest. Non sappiamo neanche il perché, ma Manzi se la prende un po' con tutti perché vuole vincere il mondiale. Previously on Grid Legends. A questo punto è chiaro che il pilota di Seneca ha delle capacità concrete. Ma fare buoni risultati per una o due gare non è la stessa cosa che portare continuità durante l'intera. Vabbè, ne ho fatte due o tre di gare. Che cazzo devo fare di più? E Marco Sato si trova sotto un'enorme pressione. Deve portare risultati in questa stagione. Sì, 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 capisco, ma... Sponsor, gli sponsor. Non importa. La triste verità è che Seneca deve fare qualcosa quest'anno se vuole sopravvivere come team. No, non è ottimismo, si chiama fiducia. Diglielo, Marcus. Dovresti fidarti. Oh my god, e voi vi fidate? Io. Ah, Yume Tanaka in quella posizione, ragazzi. Ah, no, numero 22 sarebbe Tachi Tsunoda. Comunque, va bene. San Francisco, dobbiamo arrivare ai primi 8. Va bene. Cioè, giochiamo in esterna questa. E qui Taoil, intanto, ci dà fiducia. Per ancora poco, perché gli sponsor ci stanno per prendere a calci in culo, da quello abbiamo capito. Intanto botte da Orbi. Cioè botte a caso perché gli Orbi non ci vedono, giustamente. Nemesi intanto, vai gas. Perché Yume si è girata? Ecco perché si è girata. Come devo guidare anche per te? Già ho dei problemi di mio io. Puntano solo su di me. Dobbiamo portare punti. Marcus, io sono un nubo. Effettivamente si guida bene anche da fuori, eh. In realtà sto gioco non ho capito se merita o meno essere giocato col volante, me lo sto giocando io, o se era meglio giocarlo col pad, però. Forse era meglio giocarlo con il cervello collegato. Oh! Mi stai chiudendo troppo la strada, Ciccio, io te lo dico. Ok, non saranno. Caro mio Raul Pupescu. Ci odiamo da sempre io e te, Raul. Ah, guarda, chiude la strada sto stronzo. Farla andare a sbattere. Grazie Raul, mi hai rimesso in strada. Stavo per girare. Parte la sezione di uphill. Cioè no, di uphill nel senso di sex appeal, ma nel senso di scalata. Ma guarda come cerca il contatto. Tanto Ivan Kennedy, la famiglia Kennedy, è stato eliminato giustamente perché è un Kennedy. E allora tiriamo altre botte a questo povero disgraziato. Ma guarda come mi chiude la strada sto stronzo. Guarda te. E noi di seconda teniamo la traiettoria dando gas come se non ci fosse un domani. Siamo in quinta posizione intanto. Sedi LeBlanc e Lori Dixon, quindi il compagno di squadra di Manzi. Aia, ne ho chioda di più. Oh, attenzione, che succede? Che succede? Abbiamo un tizio che si era girato. Adesso stavo cercando di capire quanti giri erano, dimenticandomi che è un elimination, quindi basta fare una cazzata tipo quella. Ho pensato per un attimo ci fosse una curva che non avevo visto, giuro. Entriamo abbastanza bene in questa curva in realtà. Allora, hanno eliminato fino al 16° posto, al 14°. Devo entrare nella top 8. Ecco Manzi intanto. Ho preteso un po' troppo dalla decelerazione improvvisa che non aveva questa macchina. Tanto Raul Popescu si fa sentire con la sua presenza. Dov'è? Si vede gli specchietti, non ho più gli specchietti. Perché il tasto degli specchietti non funziona più all'improvviso? Allora spaccami la macchina. Sono tutti nemesi, ma tutti casco rosso, mi odiano tutti in questo gioco, è incredibile. Rimani così, rimani nella zona salvezza.
Non la salvezza, sono terzo. Cos'è la salvezza? È andando bene. La salvezza c'è altra gente. Ma perché mi si girano tutti davanti senza motivo? È scriptata sta cosa. Tanto mi passano tutti. Inizia la sezione di scalata. Cerchiamo di mangiarci i tancote. Puliti però, l'unico che non ci odia della gara è lui. Arrivano tutti in drift, l'ho capito. Manzi è inarrivabile ormai. Manzi a 5 secondi, lo ripiglia qui. Ok, mi sa che arriviamo quarti. O quinti, come siamo arrivati? E come siamo arrivati? Dimmelo. Ho fatto una cazzata all'ultimo secondo, sono un cretino, ho vinto. Bene, fantastico. Ah, l'inesperienza collegata alla scarsitudine. Alta tensione, Yume Tanaka è determinata a recuperare terreno perduto dopo aver subito una brusca battuta d'arresto nell'ultima gara. Gli è scoppiata la gomma alla prima curva, quindi direi che gli ha detto proprio stecca arrivando 22esimo. Adesso abbiamo Barcellona con le elettriche, il Super E, fantastico. Che meraviglia. Piacciono le elettriche. Il fatto che tu possa schiacciare la gente e loro non se ne accorgono è meraviglioso. Sorpassare gli avversari. Wow. Questa spinta temporanea può essere ricaricata una volta per giro guidando attraverso le zone boost. E qual è il tasto poi? Sono piazzate lontane dalla traiettoria ideale del circuito. Infatti, pensate. Molti piloti c'è che diavoleria. E questo potrebbe risultare un ostacolo per la vittoria. Ma pensate che diavolerie si inventano in questi giochi. Questa elettrica me la giocherei da dentro invece. Barcellona 13 settembre 2020. Deve arrivare quinto o meglio, vai. Vediamo. Ho tutta l'intenzione di finire questa gara. Non ti lascerò da solo in pista come l'ultima volta. Ah, una marcia sola? Ce l'hanno due quelle di seconda generazione di elettriche. No, ho vinto ne avessero due. Che bello, la silenziosità di ste macchine è fantastica. Ti permette veramente di fare uno spuccinio di persone sulle strisce. Potresti tirare tutte giù, tanto nessuno se ne accorgerebbe. Cerchiamo di guidare puliti, allora, dai. Non c'è bisogno che te lo dica. Prendi il boost. Sono molto guidabili queste macchine. Tanto abbiamo le Volze al comando. Strano. Non sono mai al comando. Oh, ma che fai, Manzi? Manzi, ma che sei scemo? Ma guarda questo, ma anch'io davo davanti senza motivo. Manzi, cioè, sei la mia nemesi, no? Io la tua. Non ti sopporto più. Ma che Kaiser? Ma guarda te, comunque io le zone boost ancora non l'ho vista. Sono cieco. O un verano. Si può andare a manetta? Ma sì. Ma sì, a manetta, dai. Gas 200 all'ora? Niente male. Sezione tutto fuoco non è male, eh. Bella. Ecco, qui bisognava frenare, ok. E vedo anche una zona boost segnalata sulla mappa, quindi. Prese. Boost pronto. Ok. Apriamo di boost. Ok. Tempo ultimo giro 1.58 0,3. Io ho frenato, mi siete
tutti i testimoni del fatto che ho frenato, perché questa macchina, se prende una certa velocità, dopo non te la restituisce più. La manovrabilità intendo, Oh, tutti i boost se n'è andato. Volevo usare una sacchetta sola, non c'è verso? Ma guardate, c'ho un paio di pezzi rotti, fantastico. Niente male davvero. Allora da qui si inizia ad aprire sempre, mi pare. Da qui in poi si va a manetta. Abbiamo un'ora e mezzo di vantaggio da quelli dietro, quindi va bene così. Cerchiamo di non rischiare troppo. Forse la macchina è ancora in grado di fare le curve come prima, più o meno. Scivola un po' di più, insomma. Ma queste sono tutte da fare a palla, ok? Questa dove c'è da frenare? No. Sì. Ci sono schiantato violentemente. Non era questa. Era questa. E infatti c'è ancora il ricordino di prima. Ah, sempre qui le zone boost, eh? Occhio. Prese. Sotto c'è Dixon. No, c'è Manzi, ok. Il tempo dell'ultimo giro è stato di 1.52, 0.2. Dai. Oh, cazzo, va dritta se usi il boost però, eh. Anche con gli ammortizzatori rotti e anche lo sterzo, insomma. Apriamo, apriamo. Apri, apri. So che puristi non apprezzano le macchine elettriche. Però è ganza sta cosa, è tutto silenzioso. No? Mi piace. È bello anche il rombo del motore, proprio di... Si sente proprio aprire a bombazza, però. Che la silenziosità è apprezzabile. Molto rilassante di dare sti mezzi. Per la tenuta che hanno, eh. Hanno rimesso le gomme? Ci sono messi lì per benino una per una? O era questa la curva? Era questa. Non le hanno rimesse, era proprio rimasto tutto com'era. Tieni d'occhio le zone boost. Appaiono solo una volta per giro. Tieni d'occhio, le ho prese tutte. Che tu credi di sta parlando? Guida impeccabile 22, ben fatto. Insomma, guida impeccabile, mezza macchina l'ho lasciata sui muri. Vabbè, comunque, questa puntata si interrompe qua. Se vi è piaciuto mettete un like, commentate e condividete. Ci vediamo alla prossima, ciao!